a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio il consigliere Giorgio Carcatella di Sinistra e Libertà che di fronte agli ultimi avvenimenti con l'approvazione anche al Senato del disegno di legge Delrio ci illustrerà un po' qual è la sua idea di provincia. Bisogna considerare che il consigliere Carcatella tra l'altro è stato consigliere provinciale per moltissimi anni, anche in passato, quindi conosce bene l'amministrazione provinciale, oltre ad essere stato anche un amministratore locale nel proprio comune San Giorgio a Caimara. Consiglio Carcatella, un grande evento o un evento negativo, quello che ci approntiamo ad affrontare in questi giorni? Io penso che siamo di fronte ad un pasticcio istituzionale, perché sono dell'avviso che non si tiene conto di quello che è un'esperienza di significativa importanza, che hanno rappresentato le province nel panorama nazionale. Si arriva a questo appuntamento dando in pasto all'opinione pubblica un falso problema, ritenendo che sia da considerarsi casta quello che è un ceto politico che in sostanza risulta essere poi l'unico eletto democraticamente, se teniamo conto degli sviluppi che ci sono stati in questi anni e che ci siamo trovati di fronte ad una legge elettorale che ha prodotto dalla elezione la nomina. Quindi non sono per nulla d'accordo per come è stata impiantata la cosa. Tra l'altro, consigliere, noi ci troviamo di fronte ad una serie di difficoltà oggettive alla provincia di Napoli. Noi dovremmo affrontare un momento difficilissimo. Prima perché abbiamo una situazione delle strade particolari, l'edilizia scolastica in condizioni abbastanza difficili, abbiamo alcune partecipate che sono in fase di riassetto, di riorganizzazione. In che modo lei pensa che si possa affrontare adesso tutte queste difficoltà e contemporaneamente questo stravolgimento dell'organizzazione? Cioè, noi avremo che il presidente della provincia di Napoli attuale e la giunta dovrebbe gestire l'ordinario fino al 31 dicembre. Lei ritiene che questa amministrazione sia in grado di poter gestire questa fase in questo momento? Allora, questo è un primo vulnus democratico, perché il fatto che vengano confermati come traghettatori il presidente del facente funzione della provincia e la sua giunta evidenzia che sostanzialmente il primo attacco è proprio alla democrazia, perché viene segnato con un colpo di macete la fuoriuscita del Consiglio provinciale, che è l'unico organismo eletto. Per cui io ho l'impressione che in tutto questo ci sia molta confusione e ci sia anche una sottovalutazione dei rischi che possono esserci su questa vicenda. Tenga conto, come lei ben sa e molti cittadini della nostra provincia sanno, l'intervento della provincia di Napoli come ente intermedio è molto funzionato soprattutto per le piccole comunità, soprattutto per un intervento necessario e immediato nelle scuole di secondo grado, soprattutto su tutte quelle che sono state le difficoltà delle società partecipate, che tra mille problemi comunque continuano a dare un contributo per le comunità. Io sono preoccupato perché non solo si tratterà di affrontare il tema dei 400 lavoratori dell'ex ASUB o dei 160 della SIS, ma gli 800 della CTP, quindi anche sul trasporto. Guardi, io sono convinto che questa scelta anche del commissariamento non sia per nulla giustificata, perché non permette, ecco, qui ci voleva una scelta alternativa. Bisognava avere tempo per pianificare correttamente la gestione di questo nuovo soggetto, che nasce proprio in modo anomalo. Un'ultima domanda. Nell'eventualità che si possa discutere di una partecipazione alla giunta, faccio fanta politica, nell'eventualità cioè che il presidente della provincia per gestire questa fase chieda ai rappresentanti dei partiti del Consiglio di partecipare a questo processo, magari nominando una giunta diversa, con una collocazione politica più ampia e quindi aperta a tutti. Lei sarebbe disponibile come partito, come organizzazione a partecipare a questo processo? Guarda, prima di tutto bisognerebbe ascoltare il presidente facente funzione, che in qualche modo dovrebbe con chiarezza esprimere una posizione di carattere istituzionale, uscire fuori dalla logica della gestione che ha avuto in questi anni come maggioranza, e quindi si potrebbe ipotizzare una sorta di gestione collegiale, ma che serva sul serio a far comprendere anche a livello nazionale che fondamentalmente tutto questo, se non si va a costruire con concretezza, nel modo preciso rispetto ai problemi che ci stanno, può solo creare ulteriore caos. Io dico, per chiudere su questa vicenda, un fatto che è un dato politico.
Io sono convinto che i livelli nazionali dei partiti abbiano sacrificato come agnello i quadri intermedi, perché bisognava dare in pasto all'opinione pubblica qualcosa che dimostrasse che la casta è colpita. Infatti ho registrato con grande amarezza il tweet fatto dal Presidente del Consiglio proprio in queste ore, dove rilancia l'idea di aver mandato a casa 3.000 3.000. professionisti della politica. Ma è scandaloso, si ricordi Renzi? Che gli eletti della provincia sono quelli che ci hanno messo la faccia, quelli che sui collegi vanno e cercano di avere un rapporto diretto con le proprie comunità. Io non penso che possa dire lo stesso dei suoi collaboratori e di quelli che sul piano nazionale spesso si trovano lì solo perché o sono stati figli di un click o perché sono stati nominati dalle segreterie. La ringrazio. Posso, se per chiudere, un ringraziamento lo faccio io e al personale della provincia, perché siamo a fine di questa esperienza e devo dire che hanno sempre dimostrato tutti i lavoratori di essere ben consci del proprio ruolo e mi auguro che non vivano il disagio e la crisi di questa scelta che si sta mettendo in campo, perché non lo meritano e hanno tutte le carte in regola per poter continuare a dare il loro contributo. La ringrazio due volte. Grazie a voi.